Benvenuti, bentrovati, benvenuti ad un altro video di questo bellissimo canale. Bellissimo lo giudicherete voi. Come sapete, questo canale sì, è fico, interessante, si parla tanto di cose che piacciono, ma nasce di supporto fondamentale, di visibilità per la nostra attività di scrittori, mia e di Simone. Sodalizio Wordsmith è la nostra etichetta, il nome del nostro collettivo con il quale scriviamo quello che ci pare, quello che ci piace, e quando troviamo qualcuno a cui piace quello che ci piace siamo contenti. Per cui, cappello necessario, qui sotto trovate tutte le nostre attività, in particolare trovate il Patreon in descrizione. Lo so, nessuno legge mai la descrizione, comunque dateci un'occhiata. Il Patreon, tutte le nostre pubblicazioni che sono disponibili su Amazon e disponibili anche brevi mano se vi va di avere una copia autografata e tutto il resto. Detto questo, oggi sono qui a provare a parlarvi di un qualcosa che non sarà così esaltante, così simpatico, così interessante nell'immediato, ma che mi preme parecchio. Non vorrei parlare di una battaglia, vorrei parlare di un fatto storico che include molte battaglie. Eh sì. Parliamo due minuti, poi saranno 20 come sempre, dell'assedio di Firenze. Perché parliamo dell'assedio di Firenze? Cos'è l'assedio di Firenze? Chi gliene frega? Ma nemmeno a Fiorentini gliene frega. Ora parliamone un secondo. Perché ne voglio parlare? Perché sono egoista. E visto che sta uscendo, è uscito adesso in questi giorni il mio terzo volume romanzesco sul ciclo dell'assedio, ci metto, no, un attimino una pietra miliare per dire parliamo di quei fatti lì. È il terzo volume, non è il primo, siamo già alle 1500 pagine, per cui è un pezzo in là. Vuole essere l'ultimo, non è l'ultimo, però diciamo che si digerisce bene, ma non parliamo del libro. Che cos'è l'assedio di Firenze? Innanzitutto, di quando è l'assedio di Firenze? 1529-1530. Ci siamo. È uno degli ultimi eventi delle guerre d'Italia. Che sono le guerre d'Italia? Le guerre d'Italia sono un periodo di conflitti, se no non si chiamavano guerre, se no si chiamavano merende d'Italia, che si apre a fine 400 e tutta una serie di problemi che aprono le frontiere dell'Italia, di quella che era geograficamente ma non politicamente l'Italia, all'idea che tutti ci possono inzuppare sopra. Eh sì. Perché l'Italia all'epoca era un'entità geografica definita, non c'è un altro paese d'Europa così definibile come l'Italia, c'è le Alpi di sopra e il mare dalle parti, quella è l'Italia, poco da dire. Poi possiamo dire la Sicilia fa parte dell'Italia? Sì, no, è un'isola, fa per conto suo, no, la Sardegna, ma allora perché non la Corsica? Però già all'epoca sapevano che l'Italia era quella penisola lì, passate le Alpi, fin dove arrivava al mare, c'è problema, no? Già si diceva Italia, anche se politicamente l'Italia non era niente. E quindi che cosa? E quindi si vede che l'Italia non è in grado di difendersi dalle mire espansionistiche delle potenze europee. Quali erano le potenze europee all'epoca? La Francia, l'impero, di cui formalmente facevano parte tutti, ma effettivamente no, la Spagna. E poi anche l'Austria, ma l'Austria ancora stava vagendo. L'Inghilterra stava un po' per conto suo, nonostante fosse una nazione assodata, però noi avevamo la Francia nel mezzo, era appena finita la guerra dei cent'anni, appena cent'anni prima. Però insomma, il problema nostro, da italiani, era che la Francia si era accorta che potevano venire dentro a fare quello che gli pareva, la Spagna pure, e la Spagna era avida di porti. L'Italia da che cosa era costituita? Era costituita da città-stato, da
un patrimonio di Pietro, il lascito di Pietro, lo stato della Chiesa, diciamo, che era uno stato a tutti gli effetti, un regno a tutti gli effetti e che nessuno avrebbe toccato, ma intorno c'era di tutto. E appunto la grande Milano, la grande Venezia, la grande Firenze, Mantova, Piacenza, Parma, Ferrara, insomma capite che, e si parla di città, non si parla di nazioni. Quando un esercito nazionale scende a invaderci e non riusciamo a trovare quell'unità per opporgli un esercito tanto organizzato e tanto numeroso per far la voce grossa. Più o meno tutti scendono e fanno i comodi loro. Quindi che cosa? Quindi scendono i francesi, poi scendono i lanzichenecchi, poi arrivano gli spagnoli, insomma ci inzuppano tutti veramente. Ci sono quegli eventi che rimangono comunque nella cultura così storica scolastica, il sacco di Roma, ad esempio l'assedio di Napoli e si arriva all'assedio di Firenze. Cos'è l'assedio di Firenze? Ecco, in tutto questo bellissimo scenario frammentato con l'imperatore Carlo V di Spagna che viene a fare i comodi suoi, viene a ottenere un riconoscimento importante dal Papa, lui è re di Spagna, assurge a imperatore del Sacro Romano Impero, ha bisogno di un'incoronazione formale da parte del Papa per mettere tutti a tacere. Quindi viene giù, porta dentro i suoi fanti spagnoli, lanzichenecchi, il famoso Fürsberg, e tutto quanto, alla fine arrivano a Roma affamati senza più le paghe, nel contratto dei lanzichenecchi c'è scritto che se non mi paghi io saccheggio quello che ho sotto mano e hanno saccheggiato Roma, insomma, il sacco di Roma. Brutta storia, alla fine il Papa alza le mani, Clemente VII dice va bene, basta così, siamo a posto, facciamo questa pace e diamo stabilità all'Italia. Come si fa a dare stabilità all'Italia? Si crea un'alleanza trasversale, tanto l'imperatore è anche re di Spagna, poi lascerà, diciamo, un portavoce, ma quindi controlla il meridione, controlla buona parte del settentrione perché se l'è pappato, di là c'è Venezia che magari basta mettere i soldi sul piatto, d'accordo, il Papa ci sta, il problema è Firenze. Allora, Clemente VII è Papa Medici, bene, uno dei papi della famiglia Medici. I Medici sono signori di Firenze? No, i Medici non sono signori di Firenze, un tubo, perché Firenze in tutto questo casino si è innamorato un'altra volta delle cause del Savonarola, e i fiorentini sono umorali, no? E si è ridata alla Repubblica, per cui Firenze repubblicana. E non vuole i Medici, non tutti i fiorentini non vogliono i Medici, perché i fiorentini sono anche faziosi e quindi ci sono i piagnoni che sono savonaroliani, integralisti, duri e puri e mangerebbero anche preti perché la Chiesa è corrotta e tutto quanto. E poi ci sono i falleschi, quelli che vorrebbero di nuovo i Medici in città perché i Medici danno stabilità, danno salute ai commerci e tutto quanto. Però in questo momento stanno vincendo i falleschi, no, stanno vincendo i piagnoni. E quindi bisogna andare a Firenze e convincerli con le buone o con le cattive a riprendersi i Medici e ad accettare il fatto che è l'ora che Firenze diventi un ducato, che la Repubblica è finita. E chiaramente i fiorentini non ci stanno. E allora il Papa e l'imperatore si alleano, il Papa ha i soldi dello Stato Pontificio, ma ha i soldi dei Medici. L'imperatore ha un monte di truppe mercenarie e un monte di ottimi ufficiali. Mettono insieme tante forze, le mettono al comando del principe d'Orange, di Filiberto di Chalon, francese, esiliato dalla Francia, anche lui un personaggio, c'ha veramente un background fichissimo, e mandano gli ultimatum a Firenze. Firenze ovviamente non ci sta.
C'è una guerra diplomatica, esiste un tavolo diplomatico a Bologna, esistono delle alleanze formali di Firenze con Venezia e Milano. Ercole d'Este viene nominato dai fiorentini capitano generale delle milizie. Spoiler, Ercole d'Este non si presenterà mai a Firenze, ma manderà delle bellissime lettere in cui dice sì sì, adesso si fa le cose, voi preparatevi, non lo vedranno mai. Firenze non è un buco di città all'epoca. Firenze vuol dire domini sul territorio da Pisa a Urbino, a Perugia. Che vuol dire che praticamente taglia in due la penisola con un'egemonia territoriale e economica importante. Quindi che cosa succede? Succede che l'esercito imperiale comincia a risalire la penisola e a rintuzzare le guarnigioni dei domini fiorentini fino ad arrivare poi marciando alle porte di Firenze. Questo vuol dire che, ad esempio, il signor Malatesta Baglioni, signore di Perugia, deve sgombrare la sua città con i suoi armati sotto la minaccia di un enorme esercito imperiale che gli sta arrivando addosso. Si parla di decine di migliaia di lanzichenecchi e fanti spagnoli e cavallerie e robe. Per cui Malatesta Baglioni, che è un altro personaggio di primo piano, si sposta dalla sua Perugia, l'abbandona dopo aver stabilito una tregua con appunto l'esercito imperiale in modo da garantire che la città non venga saccheggiata, si sposta e torna verso Firenze, va verso Firenze. Non facciamo adesso la cronaca della guerra, magari facciamo un'altra volta. Quello che mi premeva era sottolineare perché questo evento storico è così importante. È importante a posteriori perché, stabilendo il ducato su Firenze, si mette il seme del Granducato di Toscana. Il primo duca Alessandro de' Medici dura poco, il secondo duca Cosimo diventa poi il primo Granduca di Toscana e quindi dà via a quell'epoca floridissima di secondo Rinascimento italiano che tutt'oggi noi godiamo con i lasciti artistici, i patrimoni culturali che ha generato. Inoltre l'Italia effettivamente entra in un'epoca di relativa pace e può evolversi mentre il resto del mondo prende fuoco. Effettivamente non è un brutto nodo del mondo visto da il nostro fondo del barile, no? Dall'altro punto di vista, però, si inaugura una stagione lunghissima che durerà fino all'Ottocento di dominio di potentati stranieri sul territorio italiano. Gli italiani non sono padroni a casa loro e quindi di nuovo la storia si sviluppa da questo evento che in qualche modo segna uno spartiacque. Per i fiorentini dovrebbe essere importantissimo l'assedio, per quanto io capisca che sia misconosciuto. Ora, per chi conosce Firenze e per chi è di Firenze, come ci si prepara ad un assedio? Stanno arrivando gli invasori. Bene, Firenze è una città medievale ancora, con la struttura di una città medievale, con la struttura di una città che ha subito, appena fatte le mura nuove nel 300, le ondate della peste. Per cui una città con delle belle mura medievali, molto grandi, molto ampie, e con una popolazione enorme per l'epoca, ma tutto sommato sottodimensionata rispetto al tessuto urbano. Che vuol dire? Vuol dire che dentro la città ci sono ampi spazi coltivati, perché non c'è stato bisogno di costruire nuove case. Però, come tutte le città antiche, è circondata di case, di borghi, di abitazioni, di fattorie, di ville, appena fuori dalle mura, spesso proprio a ridosso delle mura. Perché? Perché dentro le mura le case costano, avere il privilegio di abitare dentro le mura, nonostante questo voglia dire pagare più tasse, vuol dire
poter essere vicino al centro nevralgico del commercio, essere protetti dalle mura, nonostante Firenze non avesse subito attacchi significativi da secoli, e tutto quanto, per cui chi non si poteva permettere di costruirsi la sua casa dentro le mura, non aveva il permesso, non aveva i soldi, non voleva pagare le tasse, che questo volesse dire, se la costruiva fuori, dando, come in tutte le città medievali, origine ai borghi, a quei paesi, a quei complessi abitativi a ridosso delle strade in arrivo in città. E le ville dei signori che se lo potevano permettere, che avevano il palazzo in città, ma avevano una residenza di campagna magari 500 metri fuori dalle mura, che all'epoca 500 metri era abbastanza per stare lontano dalla bolgia della città. Queste cose non ci sono più, perché tutte queste strutture, in vista di un assedio, danno fastidio. Abbiamo delle mura decenti, magari non moderne, ma le sistemiamo, però addosso a queste mura ci sono un monte di costruzioni nuove relativamente, insomma, costruzioni, e a tiro, non a tiro di schioppo, ma a tiro di cannone, c'è pieno di case, di casette, di conventi, di chiesupole, di ville, di boschetti, di vigne, di campi. E tutta questa roba durante un conflitto dà fastidio, perché se le mura anche vanno bene, tutta questa roba lì vicino permette agli attaccanti di avvicinarsi senza che io li possa prendere a cannonate, di mettere i propri pezzi di artiglieria in posizioni difese, tipo appunto nelle ville, nelle case, dove io farò una fatica blu a stanarli sparando con le mie artiglierie dalle mura, e avere appunto il nemico che mi arriva sotto le mura e magari di notte tenta di scalare, tenta di appoggiare le scale, di venire su, è un grosso problema. E allora che cosa si fa? E qui vi dico, per chi conosce Firenze, no? E allora la signoria, cioè i fiorentini, la Repubblica di Firenze, decide di abbattere qualunque cosa, alberi compresi, sia nel raggio di un miglio dalle mura cittadine. È tanto, eh? Per questo, e viene fatto in 3 mesi, cioè si ha notizia che stanno decidendo di attaccarci, si incomincia a prepararsi. E in 3 mesi tirano giù quasi tutto, rimangono proprio 2 chiese, ma perché so chiese, eh? E quindi o fiorentini o amanti della città, capite che nella immediata periferia di Firenze, o meglio nella Firenze moderna fuori dal centro storico, non ci sono edifici antichi, edifici precedenti il 600, la fine del 500, non ci sono, come invece troviamo in tutte le città normalmente, non ci sono. E il motivo è questo: li hanno smontati tutti, li hanno abbattuti, bruciati, ma più che altro li hanno smontati, e tutto ciò che, tutto il materiale che serviva, che veniva via da queste murature smontate, finiva dentro le mura per rinforzarle, perché le mura medievali erano belle, ma medievali bisognava raddobbarle alla moderna, quindi fare i bastioni, fare le postazioni d'artiglieria, fare i cavalieri, fare i bastioni esterni. I bastioni esterni sono terra battuta, però vanno tirati su, sono alti, sono grossi, sono quelle strutture a stella, no? Che si vedono spesso nelle piante, nelle fortezze, in questi campi, no? Cioè delle bozze di terreno ad erba fatte che seguono il profilo delle mura del bastione della fortezza. Sì, perché a loro volta sono fortificazioni che si possono difendere prima di far arrivare il nemico vicino alle mura. Con questi preparativi si fortifica San Miniato al Monte. San Miniato al Monte, per chi non lo conoscesse, insiste sulle colline a sud di Firenze e all'epoca era una chiesa importante fuori dalle mura, in una posizione dominante rispetto alla città. Ci si rende conto che con le moderne artiglierie quella è una posizione
terribilmente scomoda se il nemico se ne impossessa e ci piazza cannoni sopra. Perché da San Miniato si vede non solo la città dall'alto, ma bene dall'alto, perché è una collina ripida e la città è lì sotto, ma si vedono le mura lì sotto e quindi una situazione un po' rischiosa. Quindi i fiorentini danno incarico al commissario generale delle fortificazioni, signor Michelangelo, di costruire una fortezza intorno alla chiesa di San Miniato. E lui lo fa in mesi, un pugno di mesi, si fa portare tutto il materiale possibile, pietra, mattoni, tanti mattoni e un po' meno pietra, e costruisce questo enorme bastione intorno a San Miniato. C'è da dire che lo sforzo di manodopera in quei mesi da parte dei fiorentini è stato encomiabile. Cioè, una città così rissosa, faziosa, in cui ciascuno ha sempre tirato a fare il suo, in quel momento si è veramente mobilitata per dare tutto. Cioè, io mi immagino, comunque i fiorentini avevano da lavorare, avevano da faticare, avevano da la loro vita da mandare avanti, perché sì, sta arrivando la guerra forse, però comunque bisogna mangiare, bisogna produrre, bisogna tirare a fine mese. Appena finito di lavorare, che voleva dire la mattinata, voleva dire quelle 5-6 ore di lavoro, si mangia e si va a muovere pietre per costruire le mura. E tutti i fiorentini andavano, come tutti i fiorentini volevano arruolarsi, nonostante non ci fossero le armi, non ci fossero le spade per tutti, tutti volevano arruolarsi per entrare nella milizia e difendere la città. E quindi questi preparativi vanno a modificare la faccia stessa di questa città. Le mura medievali vengono capitozzate, vengono costruite le cannoniere, vengono costruiti i bastioni esterni che attualmente non ci sono quasi più, perché poi la città ha avuto bisogno di espandersi e quindi li hanno livellati. L'unico bastione che è rimasto ed è diventato altro è il bastione di San Giorgio, costruito per l'assedio, che adesso è il forte di Belvedere, o meglio, il forte di Belvedere è stato costruito successivamente sul bastione di San Giorgio. Sì, perché il bastione di San Giorgio è stato edificato dai mercenari italiani arruolati dalla Repubblica proprio in quel punto per difendere la costa San Giorgio, la porta di San Giorgio, che sono lì in alto alla fine di un falso piano con giramonte di faccia da dove effettivamente gli alamanni tiravano con le artiglierie, quindi c'era bisogno di costruire un grande bastione, 250 metri di bastione, non una piazzaforma. E è stato fatto in maniera talmente accurata, talmente efficiente, che c'è ancora. Sì, perché il terrapieno del bastione c'è ancora, lo si può vedere, ci hanno costruito delle villette sopra, però sulle mappe, se ci fate caso, la forma della stella sotto il forte di Belvedere si distingue chiaramente. Ecco, queste sono delle modifiche al tessuto urbano che si sono imposte non nel corso della storia, ma nel corso di mesi prima di questo assedio, prima di questo evento, in preparazione di questo evento. E che cos'altro è importante su Firenze da questo evento storico? L'identità stessa dell'immaginario moderno della fiorentinità. Eh sì, perché i fiorentini sono tanto orgogliosi del loro patrimonio artistico che non ci sarebbe stato se non ci fosse stata la dinastia ducale dei Medici. Sono tanto orgogliosi dei Medici che non ci sarebbero stati se non ci fosse stato questo evento che li ha imposti come signori ufficiali della città. E sono anche tanto orgogliosi, ad esempio, del calcio storico, che non sarebbe niente, perché a Firenze c'erano tanti giochi tradizionali, c'era il palio, che non si corre più, c'erano le sassaiole, c'erano tanti giochi o scontri fra fazioni della cittadinanza che potevano diventare il gioco della città, come sono diventati in tante altre città. Pensate al Carnevale di Ivrea, che si piglia un'aranciata, e quello è l'eredità
delle sassaiole. Le sassaiole in tutte le città venivano giocate, facciamo male, tra le fazioni popolari, e in molte città sono rimaste le sassaiole, trasformate in altro. Il gioco del ponte di Pisa è una sassaiola diventata il gioco del ponte, ma nasce come sassaiola. Ecco, a Firenze non abbiamo più le sassaiole, non abbiamo più gli armeggi, non abbiamo più il palio, ma abbiamo il calcio storico. Perché abbiamo il calcio storico? Perché serviva in un'epoca a far vedere che l'Italia ha creato il calcio, va bene. Ma perché a Firenze il calcio? Perché durante l'assedio, nonostante la fame, perché c'era fame, nonostante il freddo, nonostante le cannonate degli alamanni, i fiorentini hanno voluto giocare a marzo la partita febbraio, la partita del calcio storico. Non che fosse un torneo ufficiale, non c'era un torneo ufficiale all'epoca, però c'erano di tanto in tanto dei gruppi che andavano in piazza a giocare alla palla. Non si chiamava calcio storico, non si chiamava calcio, si chiamava gioco della palla. E quindi questo evento che entra nelle cronache, perché poi l'assedio di Firenze è pieno così di gente che scrive e ci lascia un patrimonio documentale, diventa nell'immaginario dei fiorentini un gesto di sfida nei confronti dell'invasore. E quindi l'orgoglio attuale dei fiorentini per il loro calcio storico si origina da questo stesso evento, fatto che credo la maggior parte degli amanti del calcio storico ignorino. Il fatto che il corteggio della Repubblica Fiorentina abbia degli abiti che vogliono essere gli abiti dell'inizio del Cinquecento è proprio collegato al fatto che si celebra quella partita di gioco della palla giocata durante l'assedio, giocata all'inizio del 1530. Ecco, in tutto questo per dirvi che ci siamo interessati forte forte di questo evento, ne sappiamo qualcosina, vi propongo due librini. Uno è questo, l'assedio di Firenze del Monti, nasce come tesi universitaria ma è effettivamente una figata pazzesca, bellino, pulito, ordinato, circostanziato, con tutto ciò di cui abbiamo bisogno dentro. E il Cecchi, questo è un pochettino più fruibile da tutti, quell'altro testo universitario in difesa della dolce libertà, che guarda tutto molto dal punto di vista romantico, se volete, del perché i fiorentini si sono sperticati così tanto. Questo, a differenza di quell'altro, c'ha anche delle belle tavole, ora, c'è anche molte figurine per chi ama ciò. Detto questo, spero di non avervi annoiato, veramente, perché lo so che vi aspettavate armi grosse, brutte e cattive, ma siamo in un momento in cui buttiamo fuori i nostri scritti e mi premeva di coinvolgervi in questa chiacchierata protostorica. In settimana facciamo un attimino un sondaggio e così deciderete voi che cosa andremo ad affrontare con il prossimo video. Soprattutto state collegati perché ci sono novità sul canale, quindi fra poco ve ne parleremo. Un abbraccione a tutti, buon caldo visto che è arrivato, e al prossimo video su questo canale.